Ciao ragazze, nuovo video outfit. Vi faccio vedere l'outfit di oggi che è mercoledì 7 ottobre 2015. Sentivo qualcuno che parlava, vabbè. E questo è un outfit che mi piace molto e che mi ricorda un po' le studentesse universitarie degli anni 70, che non so se non ne ho mai viste personalmente, però mi fa venire in mente quelle che vanno all'università negli anni 70. Mi piace particolarmente questo outfit, ve lo dico. Sarà per i jeans a zampa, per il velluto, non lo so. Comunque è un outfit molto autunnale che ci tenevo a condividere con voi per darvi qualche spunto outfit, perché se magari avete qualche vecchia giacca di velluto, insomma si usavano anche negli anni 90, meno male, potete tranquillamente riutilizzarla in questa maniera, almeno spero di darvi un po' di spunto. Comunque l'outfit in sé comunque è ricercato ma abbastanza semplice. Partiamo dagli accessori, che ho questi orecchini di Stella Z doppia perla argentata, che in realtà avrei voluto cambiare, ma stamattina quando sono uscita per andare a lavoro non avevo moltissimo tempo, quindi me li sono fatta andare bene. Il Casio immancabile argentato, che ci sta molto bene con questo outfit. E poi basta come accessori, niente, capelli lisci, un po' di mascara, zero trucco, e proprio così come mamma mi ha fatto. E capello liscio, ovviamente. Poi ho questa sciarpa che avevo preso da Tank Fashion, che è una sciarpotta grigia che mi piace tantissimo. È molto pesante come sciarpa perché è di lana, e però stamattina ci stava bene perché l'ho messa così, guardate, in questa maniera, con i capelli, magari ve li faccio vedere fuori che è meglio, con i capelli così perché avevo paura di aver freddo, perché stamattina non c'era questa bellissima giornata, era un pochino più fredda, senza sole. E siccome sono uscita così solo con questa giacca, ho detto magari ho freddo, tutta scollata, difatti ero contenta di averla. Come borsa questa shopper grigia con lo scheletro, che lo scheletro effettivamente non c'entra molto, infatti la tengo così girata per tenerla senza fantasie, perché lo scheletro non ci sta molto bene nell'outfit, ma anche questa ce l'avevo ieri, stamattina non avevo voglia di cambiarla, ero di fretta, che dovevo cominciare pure mezz'ora prima per andare al bar. Comunque è di Terranova. Poi la giacca appunto è questa di Sisley, che ho preso al mercato a Brescia, e se, non vi, se, se vi ricordate, insomma nel penultimo video haul ve l'ho fatta vedere in un banchetto praticamente, che vendeva le rimanenze di negozio e costava una stupidata, 7 euro. È bellissima, ho preso la taglia, ve lo dico subito, non mi ricordo più, credo di aver preso la taglia 42. No, la taglia 40, ed è una giacca bellissima, cioè ha tutte le etichette, perché all'interno c'è la sua etichetta Sisley, ci sono le etichette dentro, e c'era anche verde militare. Io l'ho presa nel beige, però sono quasi pentita, cioè se c'era tipo di altri colori, tipo marrone piuttosto che nera, magari l'avrei presa, perché è una giacca molto comoda e molto calda, e poi l'ho pagata veramente pochissimo, e mi piace portarla addirittura abbottonata, così, vedete. Molto calda, devo dire. L'unica cosa che ha, le maniche non sono strettissime, cioè sono normali. Se a qualcuno piacciono le giacchettine super strette, ecco, non fa al caso loro, però poi per il resto non ha nulla da invidiare a una qualsiasi giacca. A me piace. Ecco, forse ho capito qual è il problema di questa giacca. Nel guardarla, siccome erano cose rimanenze di negozio tipo fallate, insomma, non riuscivo a capire qual era il difetto di questa giacca, perché tra l'altro anche dietro, guardate, non ha difetti, cuciture diverse, mancanti, bottoni mancanti. Adesso ho scoperto, nel guardarmi allo specchio su là, praticamente questo qui è un pochino più fine di questo qui. Questo è il difetto che aveva la giacca. Però avendola pagata 7 euro, era una giacca che valeva 60 euro minimo, sono contenta lo stesso, tanto non si nota. L'ho notato io adesso nel guardarmi, mettendoci sopra la sciarpa si nota ancora di meno. Comunque questo era il difetto. Sotto ho questa magliettina a maniche lunghe di Lidl, che è verde con tutti questi bottoncini verde militare che richiama le scarpe. Come jeans ho deciso di indossare i miei jeans a zampa di Pull&Bear, che avevo preso appunto alla fine dell'estate, mi piacciono tantissimo, e immancabili li abbino con queste zeppe. Sotto ci ho messo il calzino così color bruciato e la zeppa che è praticamente quella del negozio. Ah no, questa qua l'ho presa sempre nel banchetto di 4 euro ed è una zeppa di 13 centimetri, cioè altissima, che però va bene con l'incrocio così a T e va benissimo con questi jeans perché cadono praticamente perfetti. E oltretutto mi donano altezza, che non è male, perché sono 13 cm più alta, quindi divento tipo 1,73 m,
E per questo look con i pantaloni così a zampa già slanciano di per sé, quindi ci vuole comunque un po' di altezza, anche perché altrimenti mi toccano in terra. E niente, vi faccio vedere l'outfit completo intanto. Anche questo è un outfit appunto lavorativo, quindi molto tranquillo, che mi fa venire in mente quelle che vanno all'università negli anni 70. Boh, probabilmente ho visto qualche film o qualcosa, perché io negli anni 70 non c'ero e non ho visto in giro tanto questi look, però gli anni 70 hanno delle cose hippie che a me non dispiacciono, anche se lo dico sempre, sono un hippie dentro, fuori non sembro proprio per niente hippie, però magari all'interno sono un pochino hippie, soprattutto quando sto in casa e non esco al pubblico, diciamo, mi sento molto hippie inside. Vi faccio vedere un attimo completo. Completo per modo di dire, perché non avrete visto le scarpe, peccato. Io vi saluto, vi chiedo di commentarmi come al solito e ci vediamo nel prossimo video. Un bacione, ciao ciao!